Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Che cosa accomuna Luigi Di Maio, l'ex capo politico dei 5 Stelle, e Mattia Santori, quello che viene definito il referente delle sardine, quel movimento nato a novembre? Che cosa li accomuna? Due movimenti, di nome movimento, perché in realtà il Movimento 5 Stelle è il nome, Movimento 5 Stelle, ma in realtà è un partito come tutti gli altri. Loro dicono abbiamo delle caratteristiche diverse, sì, ma è sempre un partito. Invece il Movimento delle Sardine che cos'è? Non è un movimento, perché tuttavia non ha nessuna caratteristica di movimento. Beh, sono delle riunioni fatte in piazza, riunite su Facebook con volantinaggio, ma... E questi due uomini, perché più o meno hanno la stessa età, più grande un po' di più, Luigi Di Maio e l'altro più giovane, comunque degli uomini sopra i 30 anni, che vengono definiti, sono sempre stati definiti dei ragazzini tutti e due, ma sono ragazzini? No, sono degli uomini. Qual è la differenza? Che Luigi Di Maio, per darsi un tono, no? Voi sapete che chi vuole darsi un tono o si fuma la sigaretta per sentirsi più grande, no? Questo è un classico, o chi si mette in giacca e cravatta, o chi si fa crescere la barba per sembrare più grande, perché la situazione, il contesto è così oppressivo e pesante che per emergere devi comunque farti vedere più grande. È quello che è successo a Luigi Di Maio, che la sua cravatta poi finita nel Museo 5 Stelle a Palazzo Chigi, sotto una teca, non era il simbolo, come vuol far credere lui, del rispetto delle istituzioni, è il simbolo della sua, del suo voler far vedere che è più grande, che è una persona degna di autorevolezza, di autorità, eccetera eccetera. Quindi è un simbolo di debolezza che forse non andava messo sotto la teca, ma andava messo nel cassetto a casa, ecco. Mentre l'altro leader, Mattia Santori, lo vediamo con cerchietto, camicia, sempre col maglioncino senza camicia sotto, quindi anche lui un uomo grande, non un ragazzo, che però vuole mostrarsi come se fosse uno studente di 22 anni, di 21 anni dell'università, ma non è così. I due hanno inizialmente degli obiettivi diversi. Di Maio vuol farsi vedere un leader politico e mette la giacca e la cravatta anche quando è a casa, anche nelle foto in famiglia. Si ricorda le prime foto in famiglia, proprio mangiando al tavolo, giacca e cravatta. Mentre l'altro vuol far vedere che lui è un alternativo, che non conosce la politica, che non sa niente, ma lui è un idealista, la gente si fida di lui perché lui a lui non interessa la bassezza della politica, a lui interessano gli alti ideali. Tutti e due sembrano aver raggiunto... tutti e due sembra che stiano percorrendo la parabola, ecco. Forse una parabola differente, quella di Di Maio una parabola che è durata più tempo, quella di Santori forse una parabola che sta arrivando al crepuscolo, o forse no, dipende da alcuni fattori, ecco. Sono due persone qualunque, no? Possono anche rappresentare quello che è il sogno italiano, no? Senza curriculum, senza esperienze di lavoro, senza avere particolari capacità, doti, delle persone comuni, che questo non vuole essere un insulto, è una persona comune, delle persone assolutamente anonime fino al giorno prima, che anche questo non vuole essere né un discredito né un insulto, persone comuni che all'improvviso, per delle circostanze, arrivano alla ribalta. Quindi questo è il sogno, persone che qualunque, che per dei casi fortuiti, delle circostanze
delle circostanze, un contesto particolarmente fortunato che permette ad alcune persone di arrivare al potere, alla visibilità massima, che in un altro contesto non ci potrebbero essere mai arrivate. Quindi hanno trovato una strada aperta, tutte le porte aperte all'improvviso per una serie di eventi fortunati, e sono arrivati, il contesto gli ha permesso, un contesto che adesso vedremo, un contesto che gli ha permesso di arrivare alla ribalta. E certo, qual è questo contesto? Un contesto italiano e anche mondiale che si è degradato, un contesto che permette a tutti di essere potenzialmente visibili, perché la globalizzazione, internet, i mezzi di comunicazione hanno permesso a chiunque di poter emergere. Prima c'era solo i giornali, la televisione, poche televisioni, quindi chi poteva diffondere il proprio pensiero erano gli intellettuali, gli scrittori, erano una stretta elite che era chiusa dentro delle associazioni, dei luoghi dove tu dovevi essere iscritto nell'elenco, nel registrato qua, registrato là, come i giornalisti italiani. Devi essere iscritto, devi essere, fare parte, devi essere accettato. E quindi prima era solo una stretta elite di persone. E poi, come diceva Umberto Eco, scomparso da tempo, diceva: beh, adesso internet permette a una platea di beep di poter dire quello che prima potevano dire solo i premi Nobel, quindi hanno più visibilità il primo sciocco in internet che dice due fesserie, ha più visibilità di quello che dice un premio Nobel o uno stimato filosofo, un pensatore. Ed è proprio questo contesto cambiato, un contesto in parte degenerato, che ha permesso, questo nuovo contesto, a Santori, Di Maio e tanti altri di poter emergere all'improvviso, no? Un contesto molle che permette questi casi, no? Quindi uomini comuni che arrivano sotto i riflettori e poi senza nessuna esperienza di lavoro, di politica, senza sapere dei temi per i quali vengono chiamati in causa. Santori viene chiamato in tutte le televisioni, a parte perché il contesto antisalviniano ha fatto emergere un anti-Salvini per eccellenza, e quindi viene invitato e dice di quelle cose che non hanno veramente, è difficile trovare un senso alle cose che dice, non hanno una testa, una coda, sono sconclusionate, frasi a volte o spesso che non hanno nessun significato e non vogliono, mette insieme delle parole a caso, compone delle frasi pensando che gli altri credano che lui stia dicendo chissà quale profondo concetto, ma non sta dicendo nulla perché non sa nulla. L'altro Di Maio che aveva sconfitto la povertà col decreto, ultimamente ha chiamato virus perché pensava che fosse inglese, quindi non sapeva dove era Matera. Capite che questo contesto degenerato ha permesso a delle persone, diciamo, di poca cultura generale, che conoscono poco di tutto, no? Dal ragazzo disoccupato che fa volantinaggio anti-Salvini senza sapere neanche magari come si chiama Matteo Salvini di nome, e l'altro che vendeva, con tutto il rispetto, le bibite allo stadio, diventano vicepresidente del Consiglio, e l'altro nei sondaggi al 17% di fiducia dei leader, tra i leader italiani, da parte del popolo italiano. Capite che queste ribalte improvvise provocano questi fenomeni che poi con difficoltà cercano di rimanere a galla e poi probabilmente come meteore probabilmente scompaiono o rimangono leggermente ai margini. Bisogna vedere Di Maio se finita
questa legislatura rimarrà ancora in sella e se Santori finirà magari nel PD, ma non per quello che dice, perché non c'è nulla in quello che dice, è solo per il fatto di essere stato e di essere visibile, quindi può portare dei voti, probabilmente verrà chiamato, se il Movimento delle Sardine non nascerà mai come partito politico, verrà chiamato nel PD. Questo era un po' quello che accomuna questi nuovi personaggi che non sono né carne né pesce, no? O né pesce né carne. Si fa chiamare le sardine, ma pesce non sono e né carne sono. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata, arrivederci.